Siamo in California, siamo in spiaggia a Santa Monica e il sole sta tramontando. Quindi ci stiamo chiedendo quello che si chiederebbero tutti quanti quelli che stanno vedendo il video in questo momento: ma come sarebbe vivere 24 ore come un americano qui a Los Angeles, in California? Te lo stavi chiedendo anche tu, vero? Sì, esatto. Me lo chiedo da una vita in realtà. Esatto, ma partiamo dall'inizio. Ragazzi, nel caso ve lo foste dimenticati, iscrivetevi, subscribe al canale. Al mio, no, no, al mio, al mio. Questo non lo riciclo per il mio video. Caffè. Il mio consiglio è arrivare fino a qui. Dopodiché, dato che è molto forte quella tipologia, le qui sono chocolate. Ok, poi vieni qua, prendi un bel half and half caffè. Ma per l'ultimo pezzo, che ovviamente è l'americano medio, prendi il caffè camminando e così rimarrà ostinante per almeno un'ora. Ottimo. Quindi non è un caffè, è uno scaldamani. È bollente, ustionante, ti pela la lingua. Sì, ottimo. È la festa? Sì. Siamo con i pancake prima di andare in palestra. Oh, oggi scopriremo perché i pancake americani sono così buoni. Più zucchero o ancora più zucchero? E anche tipo 10 quintali di burro, immagino. French toast. French toast, ma sono zuccherati? Sì. Oh, e allora ci sta. Colazione con le super chicche. La prima super chicca si sta già denudando. È da buon godimento l'americano. Stato normale? Ci abbiamo messo soltanto mezz'ora a trovare il parcheggio. Devo dire che qui la macchina più brutta è una Tesla. E adesso, dopo la colazione, siamo arrivati in Golgi. Questa è la parte brutta, vieni con me. Ok, questa è ufficialmente la prima volta della nostra vita in Gold Gym. Figata, ragazzi, cioè praticamente si allenano fuori, una figata pazzesca. Siamo in Gold Gym. Siamo entrati, abbiamo pagato un abbonamento mensile. Costato un po', Sì, solo 200 euro a testa. Con i consigli del buon Ale, che ne sa una più del diavolo, abbiamo preso il pre-workout, che secondo lui è più forte. Quindi se mi vedete camminare sui muri, fate stare tranquilli che è tutto normale. Ho preso lo shaker della Gold, ce cioè, ne sono alcuni ragazzi che sono bellissimi, ma costano l'ira di Dio. Uno bellissimo costava 35 dollari. Ma non hai visto quello da 80, il gallone, quello da 2 litri? 80 dollari, ma io lo voglio, porca miseria. Perché il mio ha tipo 6 anni, quindi. Questi sono dei manubri da 150 kg, molto difficili da alzare. Che figata, ragazzi, qui si esce fuori, si sta benissimo anche in pantaloncini e maniche corte. Che cosa pazzesca. Ok, ragazzi, workout fatto. Io sto andando insieme a Joe e Fra. Andremo da In and Out. Sarà per la prima volta che andrò a In and Out nella mia vita. Dice Joe che è l'hamburgeria più famosa al mondo. Allora, è effettivamente una delle hamburgerie migliori anche a livello di nomea, ma ti assicuro che il rapporto qualità-prezzo è uno degli hamburger più light e corrotti della storia. Tanto paghi tu, che ci frega. Invece Kate, Emil e tutti gli altri andranno a mangiare sano da Whole Foods. Ovviamente altra tappa obbligatoria nella nostra giornata, nelle nostre 24 ore in cui mangio come un americano, i donuts. Come fai a non mangiare donuts in America? Non uno, due, tre, a voglia te. Però volevo specificarti una cosa, ti ho portato in un posto figo, eh. Ah, è vero, qui non è standardizzato, non è tutto standardizzato. Pare che le cose le fanno loro, c'è cioè un po' di amore, un po' di cura. Non le fanno le macchine fredde. Giusto, e poi siamo di sì, esatto. Sì, secondo me scusa sempre dalle macchine, però le fanno loro. Però loro controllano le macchine, non le macchine, giusto. No, quelle io robot, il film. Questa è blueberry. Chi non sapesse in inglese vuol dire mirtillo. E non solo, c'è anche il barbo dentro. Wow, è la miglior donut che non ho mai mangiato in vita mia. Non ne ho mangiate tantissime, ma è veramente una bomba. Mamma mia, mamma. Tutti gli ingredienti di quella li fanno all'interno. Non all'esterno. No, no, perché fa freddo fuori. Reaction alla donut assurda. Sembra allo stesso profumo degli deodoranti che metto le nonne in bagno con la frutta secca. Ma che c'entra? Buon appunto, ragazzi. Allora, questa è la prima donuts che mangio da quando siamo qui a Los Angeles e mi sembra il classico bombolone che si può mangiare a noi. Interessante il sapore della glassa sopra, non è quella glassa super zuccherata, col sapore chimico, ci sta. Siamo a quest'altra, onestamente poco ripieno e Giovanni non mi ha dato dei buoni feedback. Ha meno carattere, molto meno carattere, un po' tutto meno carattere, non so. Non so esprimermi perché non c'è tanto sapore, è zucchero. Proghiamo la donuts, la siringhiamo. C'è pressione, eh? Oddio, sto risucchiando. Oh!
Questa è quella più curiosa, eh? È quella che mi spia più di tutte, perché questo colore zuccheroso, questa cosa sopra che sembra cenere, la pipetta, poi ho visto l'interno dentro. Vabbè, il dottore non è, pensavo di dire qualcosa di più. Sei zucchero. Vado. Oh, accrocchiato. Tirami su dentro. Allora, tirami su, non lo so. C'è una cosa che non va assolutamente bene in questo coso. Vediamo. Che non è come il blueberry. Cosa c'è che non va? Questo amaro. Esatto, esatto. Che vuol dire amaro? Esatto. Hai presente quella cosa che gli americani non sanno fare il caffè? Manco quella polvere di caffè bruciata. Buona. C'è sto donut con la polvere sopra, che era tanto estetica, tanto figa, tanto gourmet, ha rovinato ogni cosa. Aspetta, perché la crema era buona. Esatto. Infatti il morso migliore che ho dato è solo con la crema. Il primo morso l'ho dato senza crema. Allora io lo dico, io non amo le cose zuccherate, ma più di tutto odio le cose proprio amare. Yeah, non mi piace, ciao. Quella che mi ispirava di più, tiravi su. Ma infatti anche a me, però qua gli americani e il caffè non vanno d'accordo. Esatto. Che cazzo è? Terra bruciata di caffè nero. Aggressivo. Allora, a parte che c'è il caffè con quella pipettina, dove è finito? Non c'è. E poi, perché ci hanno messo sta cosa amara? Che bisogno c'era? Fino alla crema, alla dance, la crema brûlée, ci stava perfetta. E poi ci hanno messo sta roba qui sopra, ce l'hanno rovinata. La crema era anche buona. No, la crema è buona. Fresca, delicata, non è super zuccherata. Ok ragazzi, post workout di questa giornata in cui mangio per 24 ore come un americano. Ovviamente fast food, perché dietro di me c'è qualcuno che ama i fast food. No, io non amo i fast food, ma i fast food mi danno da vivere. Vabbè, insomma, pare che il fast food più famoso al mondo sia questo in Enalmo. Quindi più famoso anche del McDonald's. No. È il più famoso sicuramente la West Coast, ma è riconosciuto in tutto il mondo. È dopo il McDonald's ovviamente. Però il Burger King, quindi. Sì, ma è proprio più buono, ma lo vedrai. Aspetta, ci sono tutti i pranzi americani. Aspetta, bro. Che panino prendo? E ce n'è uno, bro. Uno. C'è l'hamburger, ci metti il formaggio, ci metti due fette di carne. Non ci stanno 18 panini diversi scelti. No, però c'è anche il secret menu. Secret. Che metto più fette di carne. Ah, ammazza che segreto. Allora, pranzo americano nel fast food, credo fosse il fast food più economico. Credo sia proprio il più economico. Mamma mia, non ho mai visto un hamburger a 5 euro neanche in Italia, raga. Quindi assolutamente wow. E a frattempo che arrivava l'ordine mi sono già scolato due bicchieri di refill gratuito di Diet Coke. Onestamente preferisco la Coca Zero, è un po' più dolce, ma ci accontentiamo. Anche perché qua l'acqua costa. Quindi è una cosa molto furba venire nei fast food a sfondarsi in liquidi. Ora, proviamo le patatine di In-N-Out, che onestamente a guardarle non mi ispirano tantissimo, sono molto rinsecchite. E anche assaggiarle non mi piacciono, sono strane perché non c'è una distinzione tra crosta e interno, come se fossero sottocotte, e sono molto carnose dentro, hanno una consistenza molto strana. Boh, si può fare un po' di meglio. La salsa non è male. Sono patatine 4. Ok, panino super iper mega poco costoso da In-N-Out. Fanno un solo panino e per me è una cosa buona, perché io sono molto difficile nella scelta, qui non c'è voi da scegliere. Minestra fuori dalla finestra. Quindi andiamo a assaggiare. Questa qui mi è piaciuta tantissimo, non la sapevo. Io questo panino sento una sola cosa, la cipolla. Il bun è molto standardizzato, soffice, vabbè. Il pomodoro non è buono. La carne non si sente perché la cipolla copre tutto, cucciata tendenzialmente, però costa 5 dollari, ragazzi. Ti posso dire una cosa, però te lo dico sincero, tutte le altre volte che siamo venuti non era così. Ci ti assicuro che tutte le altre volte era più buono. Cioè, infatti mi sento quasi in colpa per voi, capito? Va bene, prossima tappa? Shake Shack. Doppio pranzo. Poi diretto a triplo. Antico vinaio, c'è tutto. Ma quello è un altro video, non è americano. Scusa. Siccome ormai queste sono diventate colla, ragazzi, a me non mi sono piaciute neanche un po', proviamo quelle che ha preso il signor Zini, che sono quelle, diciamo, singole. Ma che è cascato il sale? È cascato? No. Spumone? No! Questo sono io che faccio il terzo refill. C'è da dire che non solo non era particolarmente buono, ma era anche fottutamente salato. Penso che Kate, che andava a mangiare da Wolf Food, se la sia passata decisamente meglio. Kate, in qualche modo, siccome viviamo in simbiosi, sapeva che stavo mangiando di merda, motivo per cui ci siamo rincontrate ed è venuta in salvo queste gallette, che non saranno le migliori gallette del mondo, ma sono comunque meglio dell'hamburger e delle patatine mangiate da In-N-Out. Perché Giovanni dà cattivi consigli, io non so chi lo sia questo ragazzo comunque... Adesso proseguiamo questo tour di 24 ore facendo questo secondo pranzo da Shake Shack.
stiamo scegliendo i panini, ovviamente ci fidiamo totalmente di Giovanni, così come ci siamo fidati per i Nenout. Guarda che bello! Questo non so se l'avete mai provato, ma mi sono uscito di testa. E abbiamo preso due panini in tre perché basta! Anche abbiamo preso due panini in tre, stiamo un po' esagerando. Meno male che questo video lo sto facendo in tre perché non sarebbe possibile. Allora, devo dire che mi ispira già molto di più rispetto ai Nenout. Specialmente perché, allora, i panini sì, sono un po' piccolini, è vero, sono un po' meno piccoli, estetici. No. Cioè comunque di una misura medio normale, ma anche grande. Il fatto che siano un po' più grezzi mi dà un'idea di qualcosa di più naturale, onestamente. Natural di Los Angeles, manco l'acqua. Queste patatine mi stanno rapendo perché sembrano molto... Guarda che caccia è. Puoi scegliere se fare così o se fare così. Ok, grazie per la dimostrazione, Giovanni. Proviamo queste patatine che mi ispirano un sacco dalla loro forma. È quello, raga, fare in modo che la superficie di ciò che mangi fratto il volume di ciò che mangi sia un numero quanto più grande possibile. Ma tu ti rendi conto di quello che stai dicendo in un video YouTube? Ma parli come mangi? Tu dimmi come fa una cosa a essere croccante. Io la provo. No, allora hai spiegato benissimo prima. Fai in modo che la superficie della parte che va a contatto con l'olio sia di più di quella interna. Basta, ma dillo così. Ma all'interno non c'è una superficie, all'interno c'è un volume. La teoria è che è più irregolare e più è croccante. No, più spazio c'è, vedi qui hanno creato dello spazio in cui l'olio tocca la patata e quindi si crea più spazio di crosta. Ti rendi conto che io devo fare video con questo, mi devo mangiare hamburger freddo, ma non c'è tempo. Poi devo dire che fa schifo solo perché è freddo. Mi hanno già detto che è buono perché qualcuno l'ha già praticamente dimezzato perché era molto buono. Questo che hamburger era, aspetta, come si chiama? È lo smoke shack, che però senza cherry peppers. È crispy, frate, cioè. Crispy Mac Bacon. Sì, esatto. Crispy Mac Shack. Cioè io, raga, sono contro i fast food. Però questo è buono. Io riesco a spendere 11 euro per questo che non 6 euro per quell'altro. Diciamo che in America non hanno tutti sta fortuna. Nel fast food e poi dire 11 euro. No, è vera sta cosa. In and out è famoso anche per quello. Allora, sappi che se l'hamburger ti è piaciuto, quello col pollo fritto di fare una mano. Vabbè, stava a mangiare. Io c'avevo fame, ho zannato per fame. Ti senti il pollo, guarda qua. Stiamo trasformando Raffa in un mostro. Sì, è vero. Non ha mai mangiato fritto in vita sua. Ho capito cosa ti piace della maionese. Le erbette aromatiche, il timo, che rinfresca, poi col cetriolo, col pollo, ci sta. Non è pesante. Il pollo è veramente buono, la paratura è veramente buona. Per essere un fast food devo dire che è buono. Ma mi spiace, ma io sono troppo fan delle cose affumicate, croccanti. E cioè per me questo Crispy Mac Bacon è veramente buono. È buono. Scusa, come un buon americano insegnerebbe, dopo aver mangiato serve qualcosa da bere. L'acqua, ragazzi, ricordatevi che arrugginisce. Quindi... è buono. Buono, eh? Ma la densità di questa cosa è paragonabile a quella di un buco nero, credo. Ti dico solo che quel coso ha 1000 calorie. Quindi le calorie si possono anche bere, oltre che mangiare. In America tutto è possibile. Ok, ragazzi, siamo tornati a casa. Ho mangiato male, ho mangiato meglio. Però ho scoperto che c'è un fast food che mi piace. Crispy Mac Bacon, una Shake Shack è buona. È simile, giusto? Mi prende quello. Ok, ragazzi, siamo a cena. Concludiamo questa giornata americana con un barbecue. Il posto si chiama Sous'd Special for the Day. Mi spieghi perché questo posto è tipico americano? Gli americani hanno due fisse. L'alcol e il cibo di merda. Qui abbiamo alcol e cibo di merda. Perché stiamo venendo qua allora? No, in realtà è semplicemente cibo, cioè immagino qualsiasi porzione di più. Una prezzo, cosa normale. Immaginalo così di più. No, non sono sicuro che mi piaccia. In più possiamo lanciare delle accette e dimostrare di essere accettati dalla società. Eat your meat. Beh, meno abbastanza easy. Ho visto le porzioni, ragazzi, che sono veramente grosse. Quindi forse probabilmente divideremo qualcosina. Sì, questi sono i primi side che ho ordinato Giovanni. Sono dei nachos. Sono tipo una valanga. Ho una fame allucinante. Hanno portato la tap water, che non si paga, e te la portano sempre con il ghiaccio. Cioè qui sono in fissa con le cose col ghiaccio. Anche se fuori ci sono 0 gradi. Sì. Ottimo. Impegniamo gli americani. Sono freddi.
Condimento? La tostina è buona. Ma la carne cos'è? Il pollo? Credo che la carne sia calda. Sopra c'è qualcosa di caldo, ma di base il nachos è freddo. Qui si può giocare tirando le accette, cioè giocando a freccette ma con le accette. Mi hanno fatto un rapido tutorial su come funzioni, devo tipo fare molto forte. Io non sono bravo a giocare a freccette, figuriamoci con le accette. Dopo torniamo, adesso andiamo a mangiare. Yeah. Come sono questi nachos, amore? Non male. La carne mi piace un botto. E anche la salsa è buonissima. Vabbè, in realtà ci sono ragazzi fino a farsi impastati. Però c'è da dire una cosa, la salsa barbecue è veramente buona e anche il pollo affumicato è veramente buono. Il resto è abbastanza normale. Insalatona percate con non so che cosa. Pollo, mela, pomodori, insalata. Qui c'è questa cosa che non so. Anche io questo, ma non so che cosa, ragazzi. Kate mi ha ordinato un mezzo pollo e anche sweet potatoes, che così onestamente non mi fanno impazzire, perché l'avrei preferite di gran lunga anche fritte, tipo il pollo. Questo non ho mica capito che cos'è. Cotta di mais. Questa cosa è stranissima. Patate dolci. Come sono? Sono dolci. Sono buone almeno. Invece questa insalata com'è? Buona. Quello fa paura. Buonissimo. Assaggiamo questa torta di mais che sopra è appiccicosissima, quindi è tipo stra mega zuccherata. Non capisco cosa c'entri una torta dolce di mais a fianco al pollo. Non è buona? La tua faccia non promette bene. Non ha senso. È una torta che dentro ha proprio i pezzetti di mais. Assaggiamo queste patate dolci, onestamente vederle così non dispiace tantissimo. Tutte filamentose, frullate, schiacciate. Fare dolci ancora più dolci, quindi cioè praticamente torta dolce, patate dolci, sto pollo o è strasalato oppure non lo so, quello è glassato. Tutti buon appetito. Il pollo è buono, non dico che è stopposo, però cioè, comunque ha una consistenza sua, la glassa aggiusta veramente. Beh, hanno reso il pollo buono, che è la stessa di nachos, è una bomba. Le porte di questo posto sono pollo, delle salse, dico soprattutto quella barbecue. Mi è piaciuta tantissimo la salsa barbecue, mi sono reso conto che ne hanno addirittura tre tipi. Hanno la Tangy Mustard BBQ Sauce, poi hanno la Kansas City Style BBQ Sauce e la Sweet Tangy BBQ Sauce. In realtà c'è anche la Hot, ma onestamente non volevo qualcosa di piccante, quindi ho messo già la Kansas City sopra questo pezzo. Andiamo a mettere quest'altra qui. E la sweet la andiamo a mettere qui. E adesso vediamo quella più buona. Questa è Kansas. Qui vediamo io e Zini. Mi sa che quella di nachos è la Kansas. Fa paura. Quella con la mostarda buona, ma onestamente non vado matto per la mostarda. Proviamo quella dolce, la sweet. Perfetto. Buona anche questa, leggermente dolciastra, ma non così pompata di sapore. Ragazzi, questa è assurda, fumicata, bella strong, intensa. Volevo comprare, devo trovare da qualche parte. Ok, 24 ore sono passate e comincia a far freddino effettivamente, perché il sole sta ancora tramontando, ma le temperature sono abbassate. Tutto bello, devo dire che è stata una bella esperienza. Al prossimo video, ciao ragazzi.